Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Battoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.battoscacco.com. Buongiorno a tutti, amici di Battoscacco. Vi è mai capitato di giocare una mossa orribile, un errore madornale, rendervene conto immediatamente dopo aver mosso e abbandonare senza che l'avversario replichi? Ok? Vi è successo? Non succede nulla. È successo a me, succede a tutti, succede anche ai campioni più alti, ai più grandi giocatori del mondo. Un ex campione del mondo può succedere, giocatori dell'elite, giocatori che stanno giocando il Norway Chess. Giochiamo una mossa così brutta e solo dopo un secondo averla giocata ci rendiamo conto che dobbiamo subito abbandonare, non abbiamo più speranza. Vediamo cosa è successo oggi nel Norway Chess, nella partita tra i fortissimi giocatori Anand e Mamedyarov, e vediamo come errare è umano per tutti. Allora, nella partita è stata giocata E4, E5, cavallo F3, Anand gioca per vincere e Mamedyarov gioca la difesa Petrov o difesa russa, che è considerata una delle difese più solide contro E4. E diciamo che la classica è cavallo C6, molto più giocata rispetto alla russa, ma la russa ha una fama di essere di portare a partite molto simmetriche, più facili da pareggiare. Cavallo per E5 ha giocato il bianco, D6, ok, qua, qua c'è anche, ovviamente ci sono altre varianti oltre a cavallo per E5, altre varianti possono essere, non so, D4, okay, cavallo per E5 va bene, qua, ecco, D6 la mossa principale, cavallo per E4 non va bene, perché c'è un trucco teorico, il bianco gioca donna E2 e ottiene un grandissimo vantaggio, perché se nero difende il cavallo, noi continuiamo l'attacco, lo obblighiamo a spostarsi, appena il cavallo si muove c'è un attacco raggi X che ci permette di effettuare una scoperta decisiva, attacco di scoperta e guadagniamo la donna, no? Anche donna E7 impresa, quindi il bianco vince. E in caso di cavallo C6 saremmo di fronte un gambetto che non funziona, un gambetto molto giocato, cavallo per C6, D per C6 che non funziona, perché noi abbiamo detto giocato su chess.com nelle partite online, ma noi giochiamo D3, ci sviluppiamo, a un certo punto potremmo, se gioca l'alfiere in C5 potremmo giocare C3, D4, no? Questo gambetto non ha il minimo senso, lo abbiamo anche falsificato in un video precedente di Battoscacco. Quindi la mossa più forte che si gioca seriamente è D6, cavallo F3, cavallo per E4. Ecco, a questo punto la mossa nettamente principale è D4. Perché D4 è così buona? Ah, perché poi vogliamo continuare con alfiere D3, arrocco, guadagnare un tempo sul cavallo. Se il pedone, se in D5 appoggio il cavallo, lo cerchiamo di deviare con C4. Qua Anand ha giocato alfiere D3 con una variante molto minore, poco conosciuta. Il cavallo torna indietro, è vero che abbiamo guadagnato un tempo su questo pezzo, ma d'altra parte l'alfiere è un po' scoordinato davanti al pedone D e dovrà muoversi ulteriormente per permettere al bianco di terminare lo sviluppo. E secondo me si potrebbe addirittura dire che alfiere D3 è un po' inferiore rispetto a D4, no? Ma probabilmente anche Anand lo sa bene, ma è una sorpresa, no? Di fronte alla sorpresa della Petrov gioca una variante poco conosciuta. Ok, arrocco, alfiere E7. A questo punto il bianco gioca torre 1, deviando dal seguito principale. La principale è C3, permettere all'alfiere in C2 giocare D4. Torre 1 è un'idea un po' diversa, mettere la torre sulla colonna aperta, collocare l'alfiere in F1 e poi occupare il centro, magari con D4, C4, magari anche D5 se ce lo lasciano fare. Arrocco corto, alfiere F1. A questo punto il nero occupa anche lui il centro. Sono due i principi di apertura, in lo sviluppo e il centro, quindi centro, centro, torre E8, contendendo la colonna aperta. Ecco, a questo punto
Ci sono vari modi di giocare, per esempio, non so, si potrebbe giocare con C3 in modo simmetrico, sviluppare i pezzi, alfiere F4, cavallo D2, H3. Ciò porterebbe a una partita molto simmetrica, vantaggio forse microscopico del bianco, da vedere solo appunto con una lente di ingrandimento, con il microscopio, come dice la definizione, dove il bianco non avrebbe praticamente nulla e probabilmente a questi livelli la partita finirebbe fatta attraverso il cambio di vari pezzi. Ecco qua. Anand prova a squilibrare giocando C4. L'idea è creare un pedone isolato, cioè questo cambio di questi pedoni sarà probabile, dopodiché il pedone di 4 sarà isolato. Il fatto che il pedone di 4 sia isolato ha dei pro e dei contro, può essere una debolezza nel lungo termine, nel finale, ma potrebbe concedere al bianco più spazio, alcuni avamposti nel medio gioco, quindi rende il gioco molto più tagliente C4. Nero a questo punto gioca alfiere G4, completa lo sviluppo. Potrebbero esserci sistemi più passivi, si potrebbe prendere in C4 allorché l'alfiere si attiva. Con alfiere G4 il cavallo si inchioda, quindi si indebolisce un po' di 4 che si può premere anche contro cavallo C6. Quindi prima di cambiare in C4 il nero vuole giocare cavallo C6 alfiere G4 con futura pressione sul pedone isolato. Bianco si sviluppa, cavallo C6. A questo punto, in virtù della minaccia di D per C4 con pressione su questo pedone, bianco cattura lui stesso. Cavallo per D5. A questo punto H3, per cercare di prendere la coppia degli alfieri. In caso di alfiere per F3, donna per F3, nero non ha tempo di prendere in D4 perché c'è la pressione sul cavallo. Se su cavallo per C3 il bianco non ha più il pedone isolato, due pedoni sospesi, ma la coppia degli alfieri, quindi quel bianco ha un grande vantaggio sulle case chiare, posizione estremamente vantaggiosa per il bianco. E su mosse come cavallo B6, il bianco può andare a stare meglio spingendo il proprio pedone con D5, poi non so, alfiere F4, torre D1, se possiamo, con grande vantaggio bianco. Nero quindi gioca alfiere H5 tenendo la coppia degli alfieri, bianco gioca A3. Per impedire a volte, per togliere l'accesso alla casa in B4, i pezzi neri, i cavalli e gli alfieri. E qua il nero opta per, precedentemente era stata giocata donna D7 in una partita su chess.com tra Grishuk e Duda. Una partita terminata con la vittoria del bianco dopo molte complicazioni. A questo punto Mamediaro gioca cavallo per C3, novità teorica, rinuncia al pedone isolato, ma il bianco e i pedoni sospesi. Il bianco ha ancora un po' più di centro in questa struttura un po' più rigida. Ora alfiere D6, e qua il piano di Mamediaro è giocare donna F6, portare i pezzi sulla ala di re, premere sul cavallo. C'è un controgioco interessante. Anand gioca alfiere E3, donna F6, con pressione sul cavallo. Anand gioca alfiere D3, sviluppa l'alfiere, e ovviamente diciamo che la presa in F3 non fa paura perché è vero che si rovinano i pedoni, ma il bianco ha la coppia degli alfieri che compensano. Qua questa è una posizione più o meno pari. Qua mi sembra che dopo la partita Mamediaro ha dichiarato che considerava questa posizione pari, ma voleva prendersi dei rischi. Secondo me è vero che ha voluto prendersi dei rischi, ma non considerava questa posizione pari. Probabilmente la considerava minimamente migliore per il bianco, no? E probabilmente anche Anand, è per questo che ha permesso alfiere D3, è per questo che ha permesso alfiere per F3 ed è per questo che Mamediaro non c'è entrato. Quindi Mamediaro saggiamente, sì, per prendersi dei rischi, ma anche perché è meglio, gioca H6 e toglie questa. Si fa un buco per il re in un possibile finale, toglie questa casella e i pezzi bianchi. E ora dopo G4, Anand era proprio disperato da questa inchiodatura. Diciamo che nero non aveva fretta, voleva giocare, non so, mosse d'attesa, magari portare le torri al centro, sgomberare la colonna D, togliere il pedone dalla presa in caso di torre B1. Qua Anand perde un po' la pazienza. G4 che indebolisce un po' l'arrocco. Alfiere G6, re G2. Si cambiano gli alfieri. A questo punto Mamediaro gioca un piano fortissimo, cavallo E7 per portare il cavallo nell'ala di re, dove può sfruttare queste caselle deboli in F4 e in H4. A questo punto Anand gioca alfiere D2 perché magari si rende conto che non sta bene. Questo alfiere tra l'altro è cattivo, ci sono i pedoni che sono sulle stesse caselle dell'alfiere e lo bloccano. Cavallo G6, questo cavallo è minaccioso, ecco qua Anand si confonde. Probabilmente qua all'inizio, non so, magari bianco voleva cambiare tutte le torri, no? Però non so se si cambiano tutte le torri,
Si gioca a torre 1, il nero ha l'iniziativa, anzi, il nero ha una grandissima combinazione in cui può vincere con lo stesso modo con cui il nero ha vinto in partita. È una combinazione fantastica, a parte che si possono anche cambiare le torri e prenderli in A3, ma il nero può anche vincere con lo stesso sacrificio di donna che verrà in partita, anzi, che non avverrà in partita perché è un abbandono. Ok, quindi siamo in questa posizione. Cambiare le torri per il bianco non basta, come poi vedremo. Posizione già difficile per il bianco, perché il nero ha tante minacce. E appunto, non so, minaccia la posizionale al fiere F4. Minaccia, a parte andare in F4, perché andare in F4 minacciata? Perché su alfiere per il cavallo entra in F4. Minaccia appunto la mossa, che poi non vedremo. Qua l'unica mossa per il bianco probabilmente era ridurre la pressione sull'ala di re cambiando le donne. Ciò avrebbe portato magari a donna per G per con pedoni doppiati, un vantaggio minimo del nero, perché il pedone in F5 dovrebbe cadere ed è vero che il pedone probabilmente cade, ma magari si può vendere cara la pelle di questo pedone F6 per doppiare i pedoni neri, su G per F6, alfiere per H6, probabilmente sarebbe entrato in un finale patto con donna F5. Ecco che Anand qua gioca donna B5. E dopo aver giocato donna B5, fa una smorfia. Fa una smorfia. Prima che l'avversario arrivi alla scacchiera, gli stringe la mano, abbandona. Incredibile. Donna B5 cattiva la donna, attacca la torre in auto e l'errore è decisivo. Ma Mediarov è arrivato, è stato chiamato da Anand, che non capiva cos'era un'offerta di patto, invece l'avversario che abbandona. Di solito si abbandona quando si aspetta la replica dell'avversario qua. E Anand, giocatore fortissimo, straforte, Mamedyaro, anche lui giocatore leggendario, riceve il regalo e Anand e vince magari Mamedyarov per un errore ad alto livello, per un errore in una. E anche Anand, pur campione del mondo, ma perché? Perché è peggiorato di livello? No, perché è raro umano. Lui gioca benissimo, però in quel momento lì, in quel secondo lì, in una posizione un po' difficile, chiunque può crollare psicologicamente, anche i migliori, umani. Quindi, a questo punto Anand abbandonò senza aspettare la vittoria del nero. La brillante, due punti esclamativi, donna per F3, che era la minaccia del nero nella posizione precedente. Ora, in caso di re G1, se non si accetta la donna, il nero, non so, cambia le torri, un pezzo in più e partita completamente vinta. Anche attacchi da matto, eccetera. In caso di re per F3, cavallo H4 matto. Una rete di matto insolita. Perché tutte le case bianche, tutte le case del re bianco sono sottratte dai pezzi neri. Anche la colonna E. Il re bianco cade. Quindi un tema insolito. Di fatto, se non è mai stato, se i giocatori anche di alto livello non hanno mai incontrato un tema di questo tipo, è più difficile che lo riescano a applicare nelle loro partite. Comunque, un incidente di percorso, grandissimo comunque Anand, che sta giocando partite magnifiche. Auguriamo a entrambi i giocatori un buon proseguimento e apprezziamo comunque questi errori che se no renderebbero gli scacchi noiosi. Se non si sbagliasse mai, allora le partite terminerebbero sempre con la patta, non sarebbe neanche bello guardarle. Quindi spero che questo tema di matto possa servire in un futuro agli ascoltatori di questo video per vincere o evitare di perdere alcune partite in posizioni analoghe e ci vedremo presto con altre partite di questi grandissimi campioni.